Leggiamo insieme dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 8, e dice: tutte le cose giuste siano oggetto dei vostri pensieri. Come vincere il perfezionismo? Sii onesto, hai mai conosciuto un perfezionista che fosse veramente felice? No, perché le cose devono sempre essere in una certa maniera. La vita diventa miserabile perché è in continuo cambiamento. Non appena risolvi un problema, ecco che se ne ripresenta un altro. Piuttosto che soffermarsi sulle loro benedizioni ed essere grati, i perfezionisti si concentrano su cosa è sbagliato e perché hanno bisogno di risolvere il problema. Quest'ultimo potrebbe essere un lavoro fatto al di sotto della perfezione, pochi soldi che devono perdere o anche un guardaroba disorganizzato. Potrebbero essere le imperfezioni di qualcun altro, la maniera in cui vivono la loro vita, come si comportano o il loro aspetto. Il continuo soffermarsi sui difetti, i propri o quelli degli altri, impedisce loro di essere grati. E la gratitudine è l'essenza della felicità. Ora siamo chiari, non stiamo parlando di sforzarci di fare meglio, questa è una buona cosa. Stiamo parlando dell'ossessione su ciò che è sbagliato. Ci sarà sempre un modo migliore di fare le cose, ma questo non significa che tu non possa godere la vita così com'è. Quindi, qual è la cura? Afferra te stesso prima che tu cada nella trappola dell'insistere che le cose dovrebbero essere differenti da come sono. Fermati e ricorda che, anche senza il tuo giudizio, tutto funzionerà bene comunque. Paolo dice: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Romani capitolo 8, versetto 28. Stai afferrando il concetto? Dio ha il controllo. È buono per te lasciare andare. Piuttosto che concentrarti sul negativo, pensa a tutte le cose giuste, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode. Quando lo fai, inizierai a scoprire quanto la vita sia un dono meraviglioso che Dio ti ha dato. Che il Signore ci benedica.